non stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando esattamente della stessa medesima cosa. Avanti, due priorità mondiali del nostro piano anticorruzione, lo stiamo scrivendo. Possiamo inviare appunti, dobbiamo fare un manuale alla regione, mi ci scrivete delle sciocchezze. Qualche altro punto? Abbiamo ancora qualche po' di tempo? Sì, ce l'abbiamo ancora. Dai. Volevo fare una domanda. Perché proprio l'Italia, questo paese comunque straordinario, di cui comunque noi dobbiamo andare orgogliosi? Io vado orgoglioso della Sicilia, sono la mia. Perché in Europa è proprio l'Italia uno dei paesi più corrotti, secondo me? Ma che bella domanda! Io certamente non ho una risposta adeguata, neanche esaustiva, però le devo dire con sincerità che è una domanda che mi sono posta molte volte. E avendo scelto di fare il mestiere che faccio, è una domanda che devo continuarmi a porre. Perché solo se provo a dare qualche risposta, no? Adeguo la mia attività, no? A far sì che questo male, che quest'Italia possa guarire da questo male. Quindi è una domanda molto importante. Una risposta io la do per certo. Ed ha a che fare essenzialmente con ciò di cui noi stiamo parlando. Quando si struttura l'Unità d'Italia, che voi sapete essere un processo storico recente, no? E quindi si costituisce lo Stato unitario e si dà vita quindi ad uno Stato unitario e al braccio operativo di questo Stato che è l'amministrazione, che agisce in nome e per conto di questo Stato. L'ordinamento giuridico che governa, che regge la prima amministrazione unitaria nazionale ha due caratteristiche che sono legate tra di loro. Uno è il carattere fortemente accentrato, cioè un potere statuale unitario nazionale forte, e invece i comuni, no? I poteri decentrati, non ci sono le regioni, i comuni non valgono niente, sono in ogni caso subordinati, quindi c'è un potere centralizzato e sorretto da un principio giuridico che è all'origine di questa entità del fenomeno corruttivo, che è il principio della segretezza. Si sancisce questa cosa orrenda, che voi non troverete negli ordinamenti statuali amministrativi, per esempio di tipo anglosassone, e in pochi di altri, ma noi era dichiarato, c'era una norma fondamentale che reggeva l'azione degli atti amministrativi che diceva tutti gli atti dell'amministrazione sono segreti o riservati, tranne quelli, eccezione, la regola del segreto. L'eccezione, tranne quelli che per espressa disposizione di legge sono dichiarati pubblici, quindi conosciuti o conoscibili da parte di tutti. Quindi si struttura un'amministrazione che fonda il suo potere sul segreto. Il segreto cos'è? Opacità, no? Il segreto è l'opposto della trasparenza, che invece è conoscenza, conoscibilità, partecipazione. Si dice abbiamo bisogno di un potere unitario forte, poi per il vecchio detto, seguitemi in questo piccolo passaggio, c'è un vecchio detto che dice sapere è potere, sapere è potere, cioè il potere che deriva dal sapere è il più forte di tutti i poteri, se io solo so, io solo posso, per costruire un potere forte è necessario che nessun altro, che io non condivida i miei saperi con altri, che altri non sappiano ciò che io faccio. Allora io sono un'amministrazione forte perché i miei cittadini si devono fidare, si devono accontentare del fatto che io opero per loro,
ma non hanno diritto a sapere né come, né perché, né quando opera. Questo principio del segreto, ragazzi, si traduce in una disciplina dell'azione e dell'attività amministrativa che noi dall'Unità d'Italia, ascoltatemi ragazzi, perché questa è una follia, ma è la follia che è accaduta in Italia. Arriva fino al 1990 e nel mezzo che cosa c'è, ragazzi? C'è che nel frattempo avevamo sconfitto il fascismo, fatto la Costituzione, che invece pone alla base un'idea opposta di Stato e amministrazione, lo Stato democratico, lo Stato dei poteri diffusi, della molteplicità dei poteri che si controllano l'uno con l'altro, e lo Stato dei cittadini, e lo Stato dei cittadini che partecipano, che tutto hanno diritto a sapere e conoscere. Noi cosa facciamo? Facciamo nel 1947 questa bellissima Costituzione e non riformiamo le norme che presidiano l'attività e il funzionamento del braccio operativo dello Stato, manteniamo il segreto e dobbiamo aspettare il 1990, che ora poi vi dico con che cosa coincide, quando approviamo la prima legge sulla trasparenza, che è la legge, ve la dovete scrivere qua, che è la madre di tutte le riforme, la legge 241 del 90, che per la prima volta sancisce il principio opposto. Io ragazzi ve lo dico perché mi emoziona ricordare. Nel 90, quando conquistiamo questa legge, hanno già ammazzato Pio La Torre, hanno ammazzato Dalla Chiesa, hanno ammazzato il giudice Chinnici, hanno ammazzato il giudice Terranova, hanno ammazzato Pippo Fava, hanno ammazzato tutti questi, hanno ammazzato il presidente Mattarella, il presidente della regione con il quale io ho lavorato intensamente, la cui morte mi sono sentita responsabile per le norme sulla trasparenza che gli ho chiesto di introdurre e per le azioni di trasparenza che abbiamo intrapreso. Finalmente nel 1990 otteniamo una legge, a Catania l'avevamo anticipato con un famoso regolamento sulla trasparenza amministrativa che io stesso ho scritto e che sono troppo felice, che contiene norme che poi sono state recepite della legge 241, ma io le scrivevo perché c'era già un lungo lavoro parlamentare che non riusciva mai a sbucare, no? C'erano le famose commissioni dei saggi che da 15 anni provavano a portare questa legge in Parlamento, e questa legge non si poteva fare. Nel 1990 finalmente facciamo questa prima legge sulla trasparenza, legge 241 del 90, che recita così all'articolo 1. L'amministrazione persegue le finalità indicate dalla legge nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, pubblicità, contro il segreto, di pubblicità, economicità ed efficacia. Poi l'articolo 22 della stessa legge, che dice che tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, salvo quelli che per, e quindi accessibili, salvo quelli che per espressa disposizione di legge sono dichiarati segreti. Vedete come si inverte il principio non è più quello del segreto, è quello della pubblicità, dell'accesso e della trasparenza, l'eccezione è quella del segreto. Questa è la svolta, ma è una svolta che interviene con un ritardo micidiale. Primo, è una svolta parziale, perché noi dobbiamo attendere il 2016, decreto legislativo 97 del 2016 contenente il nuovo codice della trasparenza, per avere una norma che ci dice il cittadino ha diritto ad accedere, quindi vedere e prendere, accedere significa vedere e prendere, a tutti gli atti, i dati e i documenti in possesso dell'amministrazione, salvo quelli ritenuti per legge sottratti all'accessibilità totale. Sancisce il nostro diritto di accesso civico generalizzato,
1941 invece sanciva un diritto di accesso che invece che essere generalizzato era personalizzato e diceva così: chiunque per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante ne ha bisogno ha diritto di accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'amministrazione. Cioè, se io non avevo un interesse personale diretto, non avevo diritto di accedere, perché non c'era l'accesso generalizzato. Questo che cosa vuol dire, ragazzi? Che la marcia in Italia dal segreto alla trasparenza è una marcia lunga. Quanti anni sono passati dal 1990? Dal 47 al 2016, meglio che non lo diciamo, giusto? Perché ci dobbiamo vergognare. Dal 1990 al 2016, quanti sono? 26 anni. Vergogna, vergogna, vergogna. Capite? Come se, e vediamo chi, e vediamo come, e vediamo perché. Come chi avesse provato a trattenere il segreto più a lungo possibile e a cedere conoscenza e a garantire trasparenza e a promuovere partecipazione più tardi possibile. In questa lunga marcia dal segreto alla trasparenza, siccome ciò che è prevalso è il segreto, è l'impenetrabilità, è l'oscurità, succede, cari ragazzi, come succede in natura, che dove non passa la luce nascono i vermi. Ma per dirlo brutale, se io ho la certezza che ciò che io sto facendo non verrà visto da nessuno, di fronte a quello che mi dice: senti, ti do 4 righe, fammela come la voglio io, perché devo dire di no? Mi prendo le 4 righe, tanto chi mi trovo. Ora vi faccio un esempio, ragazzi, che nella mia vita, sapete, ha aperto una voragine nel mio cervello, non uno sportellino, una voragine questa esperienza. Se invece chi lavora dentro l'amministrazione ha la certezza che gli occhi di tutti e i riflettori di tutti si accendono sul suo operato, cari ragazzi, gli dice a quello che va là: senti, quello gioco, io per 4 lire me ne vado in galera secondo te? Ma sono cretino. Quindi il segreto crea il terreno di cultura dell'illegalità e della corruzione, o no? Questa è la ragione. Da qui l'importanza di essere qua stamattina a continuare a spremerci il cervello su queste cose. Vi racconto questi episodi perché io e là io sono diventata no maniaca della trasparenza, una satanata. Io sono, infatti me lo dico, cioè, sei come menista, sì, mania, sì. Beh. Ancora erano vivi sia il giudice Chinnici che il giudice Falcone. Chinnici verrà ucciso ancora purtroppo negli anni 80, Falcone nel 92. A distanza di Cesare. Erano tutti mafia. Ah, signore, non ci posso pensare. Mi sento male solo a ricordarvelo, a raccontarvelo, però ve lo racconto. Succede questo. Succede che prima uccidono Pio La Torre, e il 30 aprile, e il 7 settembre uccidono dalla Chiesa. Siete presenti questi concetti? Ora, questi due omicidi, ragazzi, sono stati omicidi pazzeschi. Prima avevano ucciso Mattarelli, nel mezzo ne avevano ucciso altri. Tutti i giudici che erano entrati. No, io non ve lo dico. Partiamo da questa sfogliata che mi sono ucciso. Quando hanno ucciso dalla Chiesa, una come me, ma in tante femmine in quel caso, in particolare eravamo donne e studenti, perché gli altri perché non capivano niente. Io non lo so, avevo gli occhi chiusi. Noi invece avevamo gli occhi aperti. Perché avevamo fatto il 68, perché pensavamo, no, di doverci conquistare un sacco di diritti, quindi eravamo in movimento. Allora, quando hanno ucciso dalla Chiesa, io ho avvertito dentro di me proprio che era stato superato il segno. 80. Non si può andare così. Non si può andare avanti così. Era un
momento in cui il movimento delle donne, che nel 68, negli anni 70 era stato molto attivo e aveva fatto la lotta alla mafia, si era un poco ritratto, ce ne erano tornati un po' a casa, eravamo che stanche, devo dire la verità. A me succede un fatto anche personale, diciamo, un po' brutto, che salta in aria il mio matrimonio. Perché quegli anni di minacce e di vita brutta fanno saltare in alto in anni il mio matrimonio. Quindi mio marito, non lo dimenticherò mai, in ottobre va via da casa, io resto con due figli, 12-15 anni, e capisco tutte le ragioni di quello. Mi sento, e questo mi fa soffrire, mi fa molto arrabbiare, ve lo devo dire con tutto il mio cuore. Quindi che cosa faccio? A settembre ammazzano quello, allora se ne, insomma, mi siedo a un tavolino, era un pomeriggio che c'era brutto tempo, pioveva, fuori pioveva e io piangevo, e mi metto a scrivere una lettera, là, un appello, rivolto alle donne, in cui dico, sentite bene ragazzi, se noi fossimo stati ancora in piazza non se lo sarebbero permessi questi mafiosi di ammazzare tutti, questi ammazzando tutti, facendo così. Le nostre conquiste se le stanno mettendo su tutte sotto i piedi, ci stanno riportando tutti indietro, contano loro, l'omertà, la gerarchia, le donne soggette, cioè è uno schifo. Allora sapete che c'è? Rimettiamoci tutti in movimento, facciamo un'associazione di donne contro la mafia e gli cominciamo a spiegare che noi siamo in campo, devono passare sul nostro corpo, ma cominciamo così. A questo appello rispondono un sacco di donne. Prima di tutto le mogli, le figlie, le sorelle di uomini importanti che erano stati uccisi, ma donne semplicissime. Facciamo un'assemblea, mi ricordo alle Acri di Palermo, uscivano fuori dalle porte le persone, erano un sacco di donne, e decidiamo di fare questa assemblea, come pazzi. E decidiamo in mezzo a tutto questo che queste donne che sarebbero state attive nella lotta contro la mafia, contro la corruzione e contro questi delinquenti, costituendosi in associazione, sarebbero andate a costituire parte civile dei processi, perché non era possibile che i magistrati fossero soli delle aule di giustizia, che la società non si sentisse vittima di costoro. Noi ci andavamo a costituire parte civile perché la mafia danneggiava la società, espressione della società, cittadinanza attiva. In quel momento si celebrava a Palermo uno dei primi processi contro la mafia, non c'erano le punte, niente. Era un processo contro gli Spadoli e gli Inzirillo, mafioso. E cosa scopriamo? Che questi Spadoli e Inzirillo che stavano andando a processo come mafiosi, e noi ci andavamo a costituire parte civile, erano gli stessi che si erano aggiudicati a Palermo l'appalto di 7 scuole. Questi non erano stati mai imprenditori. In 24 ore erano stati iscritti nel registro delle imprese e si erano aggiudicati gli appalti in pochissimo tempo. Quando abbiamo cercato di capire come questo era potuto accadere, e io che ero parlamentare regionale, telefono al direttore generale dei lavori pubblici, gli dico, mi dia le carte di questa appalto perché io voglio capire, sapete quello cosa mi risponde? Che là ci chiamano per prenderci per il cretino, ci chiamavano onorevole, io le carte non gliele posso dare, sono carte segrete e riservate. Allora nella mia mente la sinapsi è stata immediata. Ti sei fatto corrompere e li hai iscritti nel registro delle imprese, anche se non avevano i requisiti, perché tanto pensavi che io le carte non te le avrei chieste mai e che tu in ogni caso non me le avresti date. Allora io dico a Mattarella, ancora vivo, Presidente, dispone un'inchiesta amministrativa perché a te le carte le fanno vedere e nel frattempo facciamo la legge sulla trasparenza. E nel frattempo ci costituiamo a parte civile. Vedi come si chiude il cerchio. E la risposta. Capito?
un'amministrazione che non rende conto e che non ha chi rendere conto e non ha gli strumenti attraverso cui i cittadini possono chiedere conto, è un'amministrazione che coltiva dentro di sé il territorio favorevole, l'humus, per la crescita di illegalità e corruzione. La trasparenza è prima di tutto una difesa, un'autodifesa dell'amministrazione contro questi fenomeni, oltre che essere uno strumento nelle mani del cittadino perché questi possa fare la propria parte. Se l'Italia non avesse così a lungo coltivato il segreto nelle norme, però ragazzi ve lo devo dire con tutto il cuore, anche nella cultura, perché questa distanza tra cittadini e istituzioni, che nel nostro paese è diventata patologica, no? Perché certo, rispetto all'amministrazione alta, segreta, no? Cui tu non puoi mai accedere, cosa si consuma nei confronti dell'amministrazione, nei confronti della politica? Una distanza, no? E il circolo che la Costituzione voleva virtuoso diventa il circolo vizioso, no? Interesse, distanza, separatezza, segretezza, non mi interesso, faccio gli affari miei, tu ti fai gli affari tuoi da cittadino, io mi faccio gli affari miei da funzionario, da dirigente, da politico, da faccendiere, ognuno si fa gli affari suoi. Allora, perché vi dico questo? Perché questi lunghi anni che hanno caratterizzato questa lunga marcia dal segreto alla trasparenza, lunga e tormentata marcia, la partita non è vinta, perché abbiamo un arretrato dietro le spalle di vergogna e abbiamo una cultura sedimentata di separatezza, di disinteresse, di passività, di segreto, di arroccamento. Io, il permanere di questa cultura e la difficoltà di vincerla, la vedo anche, io faccio la consulente amministrativa, le amministrazioni mi fanno dei quesiti, no? E mi chiedono, è una vita, questa cosa mi chiede di avere questa carta, gliela posso dare o non gliela posso dare? Loro intanto sono convinti che non gliela possono o non gliela devono dare. Si rivolgono a me nella speranza che io gli dico non gliela date, io gli dico gliela dovete dare. Ed è una vita. Ora infatti non piglio neanche più soldi perché mi pare vergogna. E li do gratis questi pareri. Uno perché mi vengono facili e due perché mi vergogno di questa ignominia. Come? Siamo entrati nel regime di freedom, come si dice, sono quasi inglesi. Fobia si chiama. Fobia. E la crona. Dice libertà di informazione, dati liberi, tutti possiamo prendere le carte di tutti, capito? Ora noi siamo qui dentro questo foglio, che ancora questa foglia non l'ho vista, io vi dice l'altra foglia, e ancora ieri, in materia ambientale, mi sono trovata di fronte ad un ufficio legale di un'amministrazione che dice non è detto che tu gli debba dare quei dati. Eppure dal 2005, prima di queste norme sulla trasparenza, in attuazione di una direttiva europea, era già stato sancito che siccome l'ambiente è un bene prezioso della vita di tutti e si può difendere solo se tutti partecipiamo a difenderlo, e allora l'accesso alle informazioni ambientali e ai documenti che contengono dati ambientali è aperto a tutti i cittadini che non devono dimostrare nessun interesse. Tutti i cittadini abbiamo interesse a sapere cosa succede nell'ambiente e a difenderlo. Questo ufficio legale non lo sapeva. C'è l'ignoranza? Sì, ma c'è anche un buco che è culturale e rispetto a questo buco culturale tutti dobbiamo sapere che dobbiamo fare qualcosa. Non è un buco culturale che non ci riguardi, no? Non è solo l'amministrazione, cioè dentro l'amministrazione bisogna fare
quello che bisogna fare e che si prova a fare anche con i piani di corruzione, con queste maledizioni che mi combattono con me, ci sto 6 ore al giorno di torturo, perché ci faccio torture a questi poveretti. Infatti quando torno dico, ma siete pazzi che tornate, sapete che vi torturo? Si fanno torturare, che cosa si fa? Nelle amministrazioni bisogna lavorare profondamente, qua ha ragione il nostro amico quando dice avvantaggiatevi anche di questa attenzione che il Ministero sta ponendo sul fatto che voi come utenti della scuola, no, avete diritto a conoscere, a sapere, a disporre di siti che vi mettono in condizione, a partecipare. È giusto. Cominciate ad esaminare se il sito della vostra scuola è un sito che serve, è un servizio. Informazione e comunicazione sono non azioni, ma sono servizi e devono essere resi qualitativamente in modo alto, devono essere servizi di qualità e la qualità è data dalla facile accessibilità. Anche un bambino deve poter entrare. Com'è possibile che da bambini, miei nipotini, entrano su Google e facilmente prendono ciò che gli piace, il cartone animato, la musica, e noi quando dobbiamo entrare, no, in un sito dell'amministrazione, anche se c'entriamo non capiamo niente, che cosa c'è lì dentro. E invece il sito deve essere facilmente accessibile, ci deve rendere chiaro quali sono le opportunità di conoscenza, gli oggetti di conoscenza importanti per noi che ci mette a disposizione. Allora un sito si fa domandandosi. Se io per esempio faccio un sito della sanità, di una struttura sanitaria, di un ospedale, facciamo un esempio così ci capiamo. Un cittadino che è malato e che si reca all'ospedale, qual è il primo bisogno che ha? Prima ancora che il bisogno di essere curato. E di sapere dove deve andare per porre la sua domanda di salute. Quindi se io faccio un sito di quel presidio ospedaliero, o se io voglio fare un'azione di trasparenza dentro, devo curare la funzione informativa, perché il primo bisogno di un malato è il bisogno di informazione, conoscenza, dove vado, da chi vado, a che ora ci posso andare, chi trovo, che cosa mi fanno, che cosa mi garantiscono, quali sono le prestazioni che mi danno, no? Allora io non posso costruire un sito di un ospedale come costruisco il sito di un comune, perché il bisogno informativo e quindi la funzione di trasparenza si pone in relazione alla qualità dell'utenza e alla qualità del servizio che io rendo a favore dell'utenza. Io ho insegnato per tanti anni all'Università di Catania, tra le altre cose, e c'è a Scienze Politiche, c'è, devo dire, il sito del Dipartimento, oggi si chiama Facoltà di Scienze Politiche, non è solo il sito, ma il portale per gli studenti, cioè i servizi di informazione e di comunicazione che quel dipartimento mette a disposizione degli studenti, quel servizio di informazione e di comunicazione è altissimo, perché quello studente attraverso quel sito, quella password di accesso, risolve tutte le sue questioni, si iscrive, vede, registra l'esame, si prenota per l'esame, il docente registra l'esame, lui vede se è stato registrato, cioè, ha i suoi focus per gli approfondimenti. Allora ragazzi, per dirla così, siamo agli sgoccioli di questo nostro lavoro di oggi, dobbiamo cambiare cultura, dobbiamo costruire cultura della trasparenza e della partecipazione, ma dobbiamo lavorare a costruire, e tanti di voi sono già bravi perché siete gente che sa maneggiare così, dobbiamo sapere costruire anche gli strumenti di un'amministrazione trasparente, gli strumenti che favoriscono la nostra partecipazione. Ecco, dobbiamo costruire cultura, ma anche gesti, ma anche comportamenti, ma anche azioni, ma anche fatti. E vi dico con sincerità, perché tra noi dobbiamo guardarci negli occhi con sincerità, non è una partita facile, però non è neanche una partita impossibile.
è una partita per gente che ha la schiena dritta, che ha un cervello normalmente funzionante, che vive, come diceva la vostra collega, il senso di una dignità fondata sul valore dell'uguaglianza, perché sapere è il potere. Più sono quelli che sanno, e più il valore dell'uguaglianza diviene perseguito. Quindi è un'impresa difficile, ma è un'impresa alla nostra portata. Quindi falliamo, fallisce, falliamo anche noi. Ora uno nella vita, non è che è male se si dà qualche piccola meta, no, è buono. Diamoci anche questa piccola meta, come diceva la vostra collega, di non dovere tra 10 anni avere un altro studente che si debba domandare perché siamo i terzultimi in Europa in materia di corruzione. Dobbiamo evitare che tra 10 anni ci poniamo la stessa domanda, è un obiettivo da scuola.